Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti tutti quanti voi. Sono qui perché volevo presentare un nostro nuovo tesserato che è Fabio Padulano, e un ragazzo di ampia prospettiva, un ragazzo che ha fatto le proprie giovanili nel settore della Juventus, ha giocato nello USW, ha giocato nel Siena, ha giocato nel Messina. Ha giocato l'anno scorso nel Cattolica. Nola e Cattolica. Sì. Nola e Cattolica, e per retrocessione lui si è svincolato, ha aspettato un'opportunità, nel frattempo si è allenato comunque con, aiutami, l'equipe Campania. Con l'equipe Campania, quindi si è allenato in tutto questo frattempo, non è mai rimasto fermo, quindi diciamo che fisicamente sta anche piuttosto bene, poi sceglierà il mister se è adeguato o no per poter entrare in campo già delle prossime, sicuramente è convocato. È un ragazzo che io ho fortemente voluto, mi è stato segnalato, abbiamo visto le sue schede, le sue attitudini, secondo me è un ragazzo che può ampiamente far bene a quello che è il nostro progetto sportivo, e mi auguro che ci aiuti a fare bene. Ce la fai a farci fare bene? Certo, quello è l'obiettivo. Ve lo passo, fate le domande al ragazzo che sicuramente ne sa di lui più di me. Inizia. Intanto, buonasera, ciao. Buonasera. Il tuo ruolo preciso in questa squadra, cioè nel tuo passato, e eventualmente può dire al mister in che ruolo ti farà giocare. Sì, no, io posso giocare sia esterno che trequartista, quindi diciamo che in un 4-3 posso fare sia l'esterno, fatto anche la punta quando c'è necessità. Ovviamente in un modulo dove magari si gioca più la palla posso fare anche quello, quindi diciamo che in avanti mi posso adeguare facilmente in tutti i ruoli. Il discorso del ruolo del jolly è chiaro, hai più anche possibilità di, però il tuo cos'è che preferisci? Allora, negli ultimi anni ho sempre fatto l'esterno a destra, perché essendo mancino quindi più facilità per rientrare. Però diciamo che tre quarti dalla punta è un ruolo che mi piace abbastanza. Come mai svincolato solo ad ottobre? Cosa? Come mai svincolato? Non hai trovato sistemazione prima? Sì, allora diciamo che ho avuto delle possibilità per andare in altre società anche abbastanza blasonate, solo che non ho trovato degli accordi sia economici che soprattutto economici. E quindi diciamo che ho ritardato un po' a fare la mia scelta. E diciamo che volevo trovare anche un progetto abbastanza ambizioso, perché lo scorso anno purtroppo personalmente ho fatto bene, ma a livello di squadra purtroppo no, perché si è retrocessi, e quindi diciamo che ho avuto anche difficoltà in questo. Vieni da una retrocessione? Sì. A termine di una stagione, com'era stata la tua stagione in Cattolica? Personalmente? Sì. Personalmente ho fatto bene, però purtroppo per gli addetti ai lavori quando si retrocede è sempre una croce, quindi anche il singolo magari trova difficoltà, però diciamo che le richieste per fortuna le ha avute, solo che non abbiamo trovato gli accordi. Senti, tutta questa carriera che hai avuto, qual è la stagione che più sei stato meglio, che più è piaciuta? Diciamo che quello che ricordo maggiormente è Messina, dove sono stato veramente bene, il gruppo era un gran gruppo, e sì, diciamo che quello che ricordo maggiormente è il Messina. Poi ci sono anche state anche altre stagioni dove si è fatto bene, altre stagioni no, fa parte del calcio, però Messina è quella più di tutte. Sei tornato anche a Siena? Sì. Come andavi? A Siena non è andata benissimo, perché venivo da un mese praticamente fermo, perché io stavo a Bisceglie in C, e per svincolarmi e per andare in D ho dovuto aspettare un mese e un giorno, se no non potevo vincolarmi a Siena. E è stata una stagione un po' particolare, perché poi a Siena ci sono delle pressioni abbastanza alte, quindi diciamo che io sono arrivato che eravamo a meno 14 della prima, e quindi c'è stato un po' di pressioni, ma a livello di squadra, non personale. Che millesimo sei? Cosa? Che millesimo? L'età? 94. Io come giornalista, ma in modo particolare come tifoso, mi auguro che tu possa ripetere la stagione di Messina. Anche io. Di dove sei originario? Torre Annunziata. È iniziato? A Turris. Nelle giovanili? Nella Juventus. No, direttamente alla Juventus? No. No, vabbè, ho fatto 2 anni di scuola calcio e poi ho fatto un anno a Castellammare, giovanissimi regionali.
e poi mi hanno comprato per andare alla Juve. Se lo sono accalappiati subito, non si fanno sfuggire nulla gli juventini. No, dovevo andare a Napoli, però se Troggio viene a Napoli non è proprio dei migliori. Non era, adesso sta crescendo, dai, anche lui. Quindi tu fisicamente saresti pronto, sei a posto? Allora, fisicamente sto bene. È ovvio che una cosa è allenarsi con una squadra, una cosa è allenarsi con, da soli, oppure con ragazzi svincolati, anche se comunque fanno questo mestiere. Manca, però ovvio che mi manca un po' di minutaggio, un po' qualcosa manca, però siamo sulla strada giusta per rimettersi in forma. Domenica eri in panchina. Sì. A parte che lui mi ha cambiato uno al 90esimo, quindi... L'importante è che abbiamo vinto. Sì, quello sì. Che idea ti sei fatta di fatto di questo spogliatoio, di questo allenatore? Allora, ne parlavo anche con Bramati, che siamo stati insieme a Messina, e quindi già lo conoscevo. No, allora, io sto da pochi giorni, quindi non è che posso dire tantissimo, però l'impressione a impatto è stata veramente positiva, perché è un gruppo fatto prima di grandi persone, e questo si nota subito a impatto, e la squadra mi ha colpito particolarmente perché ha intensità, ha voglia, ha fame, e lo si vede dagli allenamenti, si è sempre concentrati, anche lo staff è preparato, quindi diciamo che ho avuto grandi sensazioni. Positivo. Io mi auguro che ci puoi dare una grossa mano per arrivare quanto più in alto è possibile. Come tutti quanti sanno, noi non abbiamo fissato obiettivi per questa stagione perché cominciamo con un gap importante, però il gruppo è un ottimo gruppo, sono tutti bravi ragazzi e mi auguro che si possa arrivare quanto più in alto impossibile, perché insieme si può fare. Nel playoff si può dire entrare nei playoff? Playoff quest'anno non ci sono, li dobbiamo reinventare quest'anno. Come non ci sono? Quest'anno non ci saranno i playoff, no, arriveranno fra le prime 5. Sì, le prime 3. Ci sono. L'obiettivo è quello. Obiettivi non ce ne sono. Vediamo, diciamo che noi non abbiamo mire. Non si va avanti anche i ragazzi a ricaricarli. Non mi va di caricare il loro gruppo più di quello che già sia stato caricato negli ultimi tempi, quindi loro prima di tutto devono giocare e si devono divertire. Dopo che si sono divertiti, hanno giocato bene la domenica, se portano punti, ovviamente i punti fanno piacere a tutti, perché io quando vinco sono felice, quando perdo mi arrabbio, quando pareggio passa. E... divertirsi senza vincere è un po' di brutto. Noi vediamo... Non accetterebbe un pareggio. Noi? Non accetterebbe un pareggio. Noi giochiamo per vincere, poi si vede in campo. Grazie.